Deborah, cosa stai facendo? Eccoti finalmente, ti sto cercando infatti. Hai comprato anche tu altri ingredienti? Sì, ci hai preso gusto a dar fastidio a Samuele Calzari? Assolutamente sì. Guarda qua, paprika Pap dolce e secondo me è la chicca, la, la morte della ricetta sua proprio. E perché eh, i grissini? Lo vuoi sapere? Sì. Perché in caso della sì, ricetta. Buongiorno, buongiorno. Ciao. E allora Sam ci Sammeda. ritroviamo ancora nella mia cucina. Che fortuna, e eh? Tu hai pensato di. Guardare la puntata mangiandoti i grissini. Guarda, io ho fiducia in te, ma in caso non fosse buona la ricetta, questo è il piano B, così non moriamo di fame. Che ne dici? Ottima cosa. Possiamo già sapere cosa prepari? Possiamo fare invece che io preparo e voi vi allontanate. Questi li vuoi però? Quelli di sgranocchi mentre guardi la mia ricetta di oggi. Va bene, sorprendici allora. Va bene, va bene. E quindi come tutte le volte, tutte le settimane, io questa settimana trovo della polenta, questo non so cosa sia, ma è paprika, che non c'entra assolutamente nulla con la ricetta di oggi, perché quest'oggi la ricetta sarà la ricetta dei baci di dama. È una ricetta semplicissima, con pochissimi ingredienti, tolgo queste e poi passiamo all'esecuzione. E quindi per questa ricetta noi abbiamo bisogno come ingredienti 125 g di farina, 125 g di farina di mandorle, 125 g di zucchero e 125 g di burro. Abbiamo quindi le stesse dosi di questi quattro ingredienti anche la preparazione è davvero semplice perché basterà mettere in planetaria tutti gli ingredienti e miscelarli insieme eh, si può vedere anche un po' come una pasta frolla in cui però non servirà lavorare gli ingredienti in modo singolo ma anche tutto insieme il burro sarà importante che sia morbido quindi non sciolto eh, da troppo liquido ma neanche freddo da frigorifero quindi burro morbido inserisco in planetaria e a questo punto basterà impastare tutti gli ingredienti. Allora, a questo punto, una volta che gli ingredienti sono amalgamati, l'impasto praticamente è già pronto. Va impastato il meno possibile perché poi dovrà riposare un pochino in frigorifero, quindi Finisco magari di impastare a mano. A questo punto, per comodità, divido l'impasto in due e lo avvolgo nella pellicola per farlo riposare in frigorifero. A questo punto quindi basterà una mezz'oretta in frigorifero e avremo pronto il nostro impasto per fare i baci di dama. Stavo pensando che comunque quei due, quest'oggi, mi hanno scombinato solo qui, solo con due ingredienti. Strano, eh. Eh sì che era strano. Ci hanno messo il salame in frigorifero che non c'entra niente. Via il salame che coi baci di rama non c'entra. Quindi abbiamo fatto riposare il nostro impasto dei baci di dama, a questo punto siamo pronti. Io posso farvi vedere anche due metodi per fare i baci di dama, perché un primo metodo prevede quello di spezzettare un pochino l'impasto, uso un pochino di farina sul tavolo e devo fare, faccio una sorta di salsicciotto da cui andrò a ricavare dei pezzettini che serviranno poi come mezzi, mezzo bacio di dama vendo a questo punto una teglia che mi ero già preparato qua sotto. Un altro metodo è quello invece di schiacciare leggermente l'impasto e con l'aiuto di un coppapasta si stamperà l'impasto e da qui ricavo le mezze porzioni. In questo caso cosa succede? Che se io ho steso l'impasto in modo omogeneo ho la certezza, insomma, la certezza, diciamo che è più semplice fare in modo che le mezze palline di baci di dama siano tutte uguali. A questo punto posso anche già fermarmi, tanto avete visto com'è semplice la preparazione. Vanno messi in forno. Eh, consiglio una temperatura abbastanza bassa. Casomai aumentiamo un pochino il tempo di cottura, quindi li cuociamo a circa 150-160 gradi per 30-35 minuti. Vado a metterli in forno. Nell'attesa mi sciolgo un po' di cioccolato fondente per poi andare a chiudere i nostri baci di dama. E quindi, una volta che è passato il tempo di cottura, possiamo togliere i nostri baci di dama per chiudere la preparazione. Io ho preparato già anche un pochino di cioccolato sciolto. Recupero un sac à poche, un leccapentole e la forbice. e quindi con il sac à poche vado a riempire di cioccolato, faccio un piccolo taglietto. Dopodiché, se voglio un'ultima decorazione, qui sulla carta da forno posso andare a decorare i biscotti. A questo punto un piattino da portata così poi assieme a Fabrizia e a Deborah possiamo assaggiarli. Ed ecco quindi pronti i baci di dama per la ricetta di carta da zucchero di questa settimana. Possiamo far entrare, secondo me, anche Fabrizia e Deborah, così assaggiamo, anziché i grissini, questi baci di dama. Eccoci eccoci allora, sbanocchiato i grissini? Sì, ce ne abbiamo messo di tempo, c'era anche il salame. Però, secondo me è di dama. Hai trovato il nostro salame. L'ho trovato il vostro salame in frigorifero. Vi ringrazio di Può moltissimo. sempre essere utile, quello, sicuramente. Quindi, cosa hai preparato? Abbiamo fatto dei buonissimi baci di dama. È stato semplice. È stato molto semplice, per cui sicuramente anche da casa potranno poi realizzare i, i, questa versione di biscotti. Ricordiamo Sporting. infatti Brava. i nostri telespettatori eh, che possono provare da casa a riproporre le nostre ricette, in questo caso la ricetta dei baci di dama, per poi pubblicare foto e video o sulla nostra pagina Facebook Tu Come Lo Fai, oppure su Instagram utilizzando l'hashtag Tu Come Lo Fai. Esattamente, e ti dirò che poi quindi, come tutte le varie puntate, anche a questa... Abbiamo chiamato un telespettatore che settimana scorsa ha realizzato le S di Folla, questi biscottini da te, pubblicandoli con l'hashtag Tu come lo fai? Quindi possiamo farle entrare? Certo, Insomma, assolutamente. Allora, facciamo entrare Katiuscia, che tra l'altro è venuta con anche due splendide creature. Eccola. Venite, venite. Prego, avvicinatevi. Benvenute. Eccoci. ciao. Ciao sei un ci po' bassina ti prendiamo prendi in braccio noi così. eccoci, eccoci allora, quindi Catiuscia, io ti dico io ho guardato la foto ho apprezzato moltissimo mm. anche secondo me non so se hai patito un po' di foto ci tieni a fare le foto sì. come si deve quindi ha fatto questa foto davvero molto bella quindi complimenti grazie. complimenti per i biscotti grazie! ma tu fai dolce abitualmente mi piace tantissimo con le due bimbe ce la fai a gestire il, la planetaria le la bimbe. passione è forte Ecco, per cui anche da casa ricordiamo quindi l'hashtag tu come lo fai per pubblicare le vostre creazioni che avete visto in puntata. Possiamo salutarci, certo, quindi ci diamo tutti. appuntamento la settimana prossima per un'altra puntata. Katusha, grazie ancora, grazie continua a voi. seguirci. Senz'altro, grazie. Ciao!